pubblica istruzione, Comune di Catania. Io non rischio scuola. Proposto dal Dipartimento Protezione Civile della Regione Siciliana, approda all'Istituto Comprensivo Francesco Petrarca di Catania. Su input dell'Assessorato Comunale alla Pubblica Istruzione, retto da Andrea Buzzardi, la scuola guidata dal professore Giuseppe Adonia ha aderito alla campagna informativa sulle buone pratiche di protezione civile rivolta agli alunni delle classi primarie. L'obiettivo dell'iniziativa è promuovere la cultura della prevenzione con particolare riferimento ai rischi naturali insiti nei territori. Alla presenza dell'assessore Buzzardi, il progetto è stato illustrato nella sede della scuola dal direttore del Dipartimento di Protezione Civile Sicilia, Servizio Volontariato e Formazione Salvatore Beninato, dall'architetto Francesca Scalia e dalle comunicatrici impegnate nel programma di attività Valentina Ferlito della Fraternita Misericordia Valverde e Maria Luisa Parisi della sezione di Catania dell'Onlus CNJ. Con gli studenti catanesi sarà approfondito il tema riguardante i terremoti. Continuano a Paternò i controlli straordinari dei carabinieri per il contrasto dell'illegalità diffusa. Rientrano nel piano di intensificazione dei servizi preventivi, disposto dal Comando Provinciale, le attività di controllo straordinario del territorio svolte nelle ore notturne dai carabinieri della Compagnia di Paternò, insieme ai colleghi della CIO del 12° Reggimento Sicilia, con l'obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti e garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale. In tale contesto, al termine di diverse perquisizioni personali e veicolari volte a combattere la diffusione della droga tra i ragazzi, i carabinieri hanno scoperto come tre giovanissimi, fermati a bordo di scooter, nascondessero addosso alcune dosi di marijuana, del peso complessivo di 8 grammi. Oltre al recupero di droga, i carabinieri li hanno quindi segnalati quali assuntori alla locale prefettura. In particolare, i militari dell'Arma hanno fermato 37 veicoli e identificato 62 persone, accertando nel corso delle verifiche 14 violazioni del codice della strada. Gli automobilisti e i centauri sanzionati, per un importo complessivo di circa 5.000 euro, sono stati trovati soprattutto alla guida di veicoli senza assicurazione obbligatoria, senza revisione periodica o sorpresi a circolare senza indossare il casco protettivo. Gli operanti hanno poi sottoposto due veicoli a sequestro e fermo amministrativo, ritirato tre documenti di guida e circolazione e decurtato 18 punti dalle patenti di guida. I servizi straordinari di controllo del territorio proseguiranno nel comprensorio paternese anche nei prossimi giorni, con lo scopo di garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini. Pillole di informazione. Messaggi contro le trappole della rete. È stata presentata oggi in questura l'iniziativa della Polizia di Stato Pillole di informazione, un'attività sul piano della prevenzione che vede il sostegno di AMTS, Azienda Municipale Trasporti e Sosta, FCE, Ferrovia Circumetennea e SAC, Aeroporto Fontana Rossa, che cureranno la diffusione di brevi messaggi audio realizzati dalla Polizia Postale sui rischi delle frodi online. Il progetto è stato presentato dal questore Giuseppe Bellassai e dal dirigente del COSCO e della Polizia Postale Sicilia Orientale Marcello Labella, alla presenza dell'amministratore delegato di AMTS Giacomo Bellavia, del direttore generale di FCE Salvatore Fiore e dall'amministratore delegato della SAC Nitco Torisi. Mezzi di trasporto ed aeree pubbliche saranno i luoghi in cui l'utente ascolteranno queste pillole di informazioni, utile per tutelare la privacy del loro account, proteggersi dal phishing e dal falso trading online. Don Rosario Pappalardo dichiara: questa visita è un dono per tutta la nostra città e diventa occasione di ascolto prezioso, preghiera, riflessione e conversione da cui ripartire per essere un unico popolo che cammina nella luce della Pasqua. Preghiamo per il dono delle vocazioni sacerdotali. L'arrivo del reliquiario, previsto per venerdì 1 marzo alle ore 17:15, sarà accolto dal raduno dei fedeli.
I funerali di Alexei Navalny si terranno venerdì 1 marzo alle 2 del pomeriggio nella chiesa dell'icona della Madre di Dio nel quartiere di Marino a sud-est di Mosca. Lo ha reso noto Kira Yarmish, ormai ex portavoce del dissidente, morto il 16 febbraio nella colonia penale di Kharp, IK3, in cui era detenuto. Navalny sarà sepolto poco dopo nel cimitero moscovita di Borisovskoye, ha precisato il direttore della Fondazione contro la corruzione, Ivan Zhdanov. Concluso il viaggio diplomatico in Arabia Saudita di Volodymyr Zelensky, il presidente ucraino è volato a Riyadh per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman e discutere della formula di pace in Ucraina e dei prigionieri di guerra e dei deportati, grazie alla possibile mediazione dell'Arabia Saudita in uno scambio tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino ha parlato di dialogo in vista del vertice globale sulla pace in Svizzera, insieme alle possibili opportunità di cooperazione economica e tecnologica tra Ucraina e Arabia Saudita. Dopo Riyadh, Zelensky è volato a Tirana per incontrare il premier albanese Edi Rama e partecipare al vertice Ucraina-Europa sud-orientale. Sul campo di battaglia non si fermano gli attacchi russi nell'est dell'Ucraina, ucciso un civile di 76 anni nell'oblast di Zaporizhia. Martedì 27 febbraio le forze russe hanno lanciato 234 attacchi separati in 11 località dell'oblast, danneggiando edifici residenziali e infrastrutture. Le forze ucraine hanno invece abbattuto un aereo da caccia russo Su-34 sul fronte orientale. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, la Russia avrebbe perso circa 340 aerei dall'inizio della guerra. Dall'altra parte del confine, il Ministero della Difesa di Mosca ha riferito che i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un drone ucraino sopra la regione di Bielgorod. L'apertura del presidente francese Macron lunedì all'invio di soldati in Ucraina ha suscitato la reazione della Russia e degli alleati europei. Il portavoce del presidente Putin, Dmitry Peskov, ha messo in guardia la NATO da tale ipotesi, significherebbe guerra. Dopo le dichiarazioni di Macron a Parigi, il cancelliere tedesco ha tirato il freno. Siamo tutti d'accordo sin dal principio, nessun soldato europeo o della NATO sul terreno, ha detto Olaf Scholz. Analoga la posizione dell'Italia in una nota diffusa martedì da Palazzo Chigi. Più netto ancora il rifiuto della Slovacchia, membro dell'Unione Europea e della NATO. Non credo che dovremmo sostenere l'Ucraina militarmente, ha detto il premier Fico a un vertice a Praga con Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria. A 2 anni dall'invasione russa in Ucraina, lunedì 26 febbraio, Emmanuel Macron ha riunito a Parigi oltre 20 leader occidentali nella conferenza dei paesi alleati per il sostegno all'Ucraina. Tra i partecipanti, il cancelliere tedesco Scholz, il premier spagnolo Sanchez, il ministro degli esteri britannico Cameron, i rappresentanti di Canada, Stati Uniti e Italia. In collegamento video anche Volodymyr Zelensky. Davanti a oltre 20 capi di Stato e di Governo, il presidente della Repubblica francese ha sottolineato che oggi è in gioco la sicurezza di tutti noi. This is a check initiative to ramp up that particular stream of activity, and at the same time we have to work on the air defense system. Ukraine is in urgent need for more rockets, but also for more systems, be it SS-200, SS-300, Patriots and other systems. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Nonostante le promesse degli alleati, prima di partecipare in collegamento video alla conferenza, Volodymyr Zelensky ha alzato la voce con gli stessi leader occidentali riuniti a Parigi. Dei milioni di proiettili che l'Unione Europea ci ha promesso, non è arrivato il 50%.
Migliaia di persone sono scese in piazza in tutta Europa il 24 febbraio scorso per sostenere l'Ucraina a 2 anni dall'invasione russa. Secondo la polizia tedesca, a Berlino e Colonia circa 5.000 persone hanno partecipato alla manifestazione per denunciare la guerra scatenata dalla Russia nel 2022. Russland nicht aufhören wird, wenn wir verhandeln, dass ein Waffenstillstand kein Ende des Krieges bedeutet. Das heißt, diplomatische Verhandlungen in diesem Status des Krieges bringen überhaupt nichts. Russland wird nicht aufhören. Und wenn wir Russland irgendwelche Zugeständnisse in der Ukraine machen, dann wird es die Ukraine entweder wieder angreifen oder es wird andere Länder angreifen. Ich habe 2 jüngere Neffen, der Ältere ist jetzt 13 Jahre alt und wenn der Krieg nicht bald aufhört, dann muss der vielleicht irgendwann in die Armee und kämpfen. Und deswegen für mich ist es auch eine Frage für einen Kampf um unsere ukrainische Identität und Existenz. Berlino è diventata anche rifugio per i dissidenti politici russi, tra loro Dmitry Androsov, arrivato nella capitale tedesca a maggio del 2022. Ich bin im Mai 2022 nach Deutschland gekommen, aus dem einfachen Grund, weil ich in Russland politisch verfolgt wurde. Am 24. Februar habe ich eine Demonstration organisiert, beziehungsweise aufgerufen zu einer Demonstration gegen den Angriffskrieg Putins in der Ukraine. Und infolgedessen wurde ich verhaftet. Also ich bin fest davon überzeugt, dass solange die russischen Besatzer aus der Ukraine nicht vertrieben sind, gibt es kein Ende für diesen Krieg. L'europarlamentare Alessandra Mussolini ha riferito martedì di essere stata aggredita a Strasburgo. Mussolini, 61 anni, è in Francia questa settimana per la seduta plenaria del Parlamento dell'Unione Europea. Lunedì sera, ha detto a Euronews, si trovava in centro città con altre persone. Ok, ci vediamo dopo, ciao. Stavamo al centro, buio tra l'altro, io non è che stavo in un gruppo di facinorosi, mi ha riconosciuto, c'è stato l'insulto, questa aggressione, poi ringraziando Dio mi hanno... i miei assistenti siamo andati via perché poi non sai mai se ci hanno qualcosa in mano. Non ci devono essere condizionamenti, dobbiamo essere libere di fare le nostre attività, le nostre cose, girare per strada tranquillamente, tranquillamente, non farci mai condizionare. Dovrò fare più palestra. Mussolini, che è nel gruppo del Partito Popolare Europeo, ha parlato di un connazionale che le ha rivolto insulti assurdi. L'uomo l'ha poi colpita sulla schiena e sulle spalle, ha detto, con una sorta di stampella. L'europarlamentare si è detta scioccata dell'accaduto, ma non ha sporto denuncia alla polizia. Un numero più ampio di reati ambientali sarà punito in tutta l'Unione Europea. L'Europarlamento ha approvato martedì una direttiva sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, che aggiorna l'elenco delle tutele, includendo il commercio illegale di legname, l'esaurimento delle risorse idriche e il danno sostanziale a un ecosistema. Anche le violazioni della legislazione europea sulle sostanze chimiche configureranno un reato, punendo le aziende che scaricano sostanze inquinanti, spiega il relatore Antonius Manders. I think we have to stop these behaviors. Just to make extra money, they pollute or make people sick, and I think that's a crime, I think. So it's good that we introduce this now as a minimum harmonized criminal law in Europe, and even it's possible to take CEOs responsible if the company is misbehaving. La direttiva mira a stabilire sanzioni uniformi per i reati ambientali in tutta l'Unione, con multe per le aziende fino al 5% del loro fatturato e per le persone fino a 10 anni di carcere nei casi più gravi. 10 years is when a behavior is killing people, so it's an environmental crime with death. Which causes death, and that's actually murder. And then they get 10 years. And that's if they do it, let's say, intentionally, just to make money.
La legge è stata approvata con il sostegno di quasi tutti i gruppi politici della Camera. Dovrà entrare in vigore in tutti gli Stati membri entro 2 anni dalla sua adozione formale.